Qui Radio Maria, trasmettiamo Catechismo della Chiesa Cattolica, a cura di Padre Livio. Prendiamo in mano il Catechismo della Chiesa Cattolica, stiamo spiegando, cari amici, il numero 205 nel contesto della spiegazione del primo articolo del Credo, io credo in un solo Dio, e stiamo appunto approfondendo il mistero di Dio, il nome di Dio che è l'essere che esiste per eccellenza e colui che è, e che dà l'essere anche a noi e non riceve l'essere da nessuno, ma è un essere appunto, cari amici, che è come un sole che splende di luce e di amore, un essere che è vicino a noi. Egli è colui che è vicino, colui che è ricco di grazia e di misericordia, colui che è fedele nel suo amore, colui che è santità ma che perdona al peccatore, ed è colui che è verità e amore. Mi stiamo appunto spiegando col numero 215 del Catechismo in che senso Dio è verità. Abbiamo spiegato, cari amici, come tutte le parole di Dio sono verità, sono vere, e basterebbe che noi prendessimo sul serio una parola, una sola parola di Dio, perché tutta la nostra vita fosse illuminata. Cioè la nostra vita, noi siamo come dei cristalli, no? Un cristallo, cari amici, se non riceve sole, se non riceve il sole, e rimane senza splendore. Voi pensate che se un raggio di sole penetra nel cristallo diventa egli stesso un sole che splende. E così una sola parola della Bibbia che riesce a entrare nel nostro cuore e dà luce e splendore a tutta la nostra vita. Abbiamo visto come la vita dei santi si organizzi proprio anche su una sola parola del Vangelo che Dio ha rivelato al loro cuore. E abbiamo visto, cari amici, che Dio dice la verità quando parla di se stesso. E noi quello che conosciamo di Dio ce l'ha detto Dio stesso, le sue parole su se stesso sono vere. Dio ci ha tolto il velo che lo vela, anche se naturalmente non del tutto, in quanto soltanto dopo la morte, se saremo degni, lo vedremo faccia a faccia. Però non c'è dubbio che Dio ci ha svelato se stesso, ci ha detto chi è. E ci ha detto appunto che è colui che ama, colui che ci ama, colui che è luce, colui che è vita, colui che è amore, colui che è bellezza, colui che è oceano infinito di gioia. E noi sappiamo che le sue parole sono vere. Sono vere perché poi abbiamo avuto il riscontro di tutto ciò che è Dio in Cristo Gesù. Noi è proprio in Gesù che abbiamo visto nel suo cuore che Dio è luce, che Dio è verità, che Dio è sapienza, che Dio è sincero, che Dio è trasparente, che Dio è puro, che Dio è santo, che Dio è amore. Dove l'abbiamo visto? L'abbiamo visto in Gesù. E San Giovanni dice: noi abbiamo creduto all'amore che è venuto in mezzo a noi. No, abbiamo creduto perché l'abbiamo visto, toccato, abbiamo mangiato con Lui. Ebbene, cari amici, Dio è diverso dall'uomo. Quando l'uomo parla di se stesso, copre i suoi mali e cerca di vendere a buon mercato le sue qualità. L'uomo mente quando parla di sé. Dio quando parla di sé dice la verità. È vero che Dio è buono, è vero che Dio è amore, è vero che Dio è sincero,
è vero che Dio è luce. Certo, Satana sibila parole tutte diverse, ci mette i dubbi nei confronti di Dio, ci dice che Dio non è vero, che è padre, ma guarda qua il male che c'è nel mondo, ma guarda che vita, e sibila il serpente, la mormorazione, ci suggerisce di mormorare contro Dio, ma guarda quanto ti fa soffrire, ma guarda come quello là lo protegge, lo benedice e te non ti benedice. Il serpente ci sibila negli orecchi del cuore la mormorazione contro Dio, ci sibila negli orecchi del cuore molte volte l'accusa nei confronti di Dio. Il serpente ci sibila nel cuore molte volte la bestemmia contro Dio, la rivolta contro Dio. Ma il serpente mente su Dio. Ci vuole dipingere un Dio che non esiste, un Dio che è immagine sua del serpente. Un Dio che sarebbe prepotente, che è invidioso dell'uomo, che ci conta delle storie, che non è vero, ma guarda qua la croce e poi ci sarà ancora un'altra vita. Sono i sibili del serpente che vogliono indurci a mettere in dubbio che Dio dica la verità. No, Dio su se stesso dice la verità. E noi questo lo sappiamo. Noi questo lo abbiamo la prova del 9, che Dio dice la verità quando dice di essere amore. Abbiamo la prova del 9 guardando il volto di Cristo, il suo sguardo mite, umile, trasparente e santo. Guardando il suo cuore, noi sappiamo che Dio ha detto la verità. Dio è luce, Dio è amore. E, cari amici, abbiamo anche visto come la parola di Dio ha detto la verità sull'uomo, ha svelato all'uomo ciò che è l'uomo. Guardate che l'uomo non solo parla male quando parla di Dio, perché cosa volete, che un cieco quando parla del sole fa sempre un po' fatica, mi scusino i non vedenti di questo paragone, ma io parlavo di una cecità tutta spirituale, no? Quindi l'uomo balbetta quando parla di Dio, ma l'uomo balbetta ancora di più quando parla di se stesso. Gli uomini non hanno scoperto la verità sull'uomo. Che cos'è l'uomo? Soltanto Dio sa chi è l'uomo e cosa c'è nel cuore dell'uomo. E allora soltanto la parola di Dio, cari amici, non solo svela chi è Dio, ma svela anche chi siamo noi, ci dice chi siamo noi. Cioè soltanto la parola di Dio rischiara la condizione umana, ti aiuta a capire la condizione umana. Senza la parola di Dio l'uomo è cieco, non riesce a dire una parola che sia valida sulla sua situazione umana, non si spiega niente. L'uomo da solo non riesce neanche a dire chi è l'uomo, da dove viene, dove va, perché il male, perché il peccato, perché c'è questa debolezza in noi, perché c'è questa fame di eternità in noi, perché siamo sempre inquieti, perché alcuni sono disperati, perché altri sono nella gioia. L'uomo da solo cosa può dire? Niente. Non può dire niente sull'uomo. L'uomo è cieco sull'uomo. Allora, l'uomo sfugge all'uomo. L'uomo non è capace di interpretare la condizione umana. L'uomo, quando parla dell'uomo, fa tanti errori, e noi questo lo vediamo nella storia della filosofia, dove i filosofi, la storia della filosofia è una storia in cui i filosofi si contraddicono l'un l'altro. È la storia degli errori umani, la storia della filosofia è la storia dell'incapacità dell'uomo di dire una parola su Dio, su se stesso e sul mondo. Tutti si contraddicono. Il precedente è contestato dal successivo e così via, no? Si danno una martellata sulla testa l'uno dopo l'altro e ognuno proclama di aver detto lui finalmente la verità, poi quello che viene dopo giù una legnata a quello precedente, dice no, io ho detto la verità, e così via. Gli uomini, la storia della filosofia è la storia degli errori umani, è la storia delle presunzioni umane, dell'incapacità degli uomini di dire una parola vera rispetto all'uomo. Ma scusate, se dopo 2000 anni di pensiero umano, noi parliamo 3000 anni, mettiamo, da quando esistono gli scritti degli uomini, no? Gli scritti degli uomini grosso modo esistono da 3000 anni. Ebbene, cari amici, dopo 3000 anni di pensate, dopo 3000 anni di geniate, cosa ha concluso l'uomo moderno? Ha concluso dicendo che l'uomo è uno scimmione sviluppato. Ecco, quanto è riuscito a dire l'uomo sull'uomo? Stupidaggini, cretinate. Questo è l'apice del pensiero umano. L'uomo è uno scimmione un po' più cresciuto. Questo è l'apice del pensiero umano. Questo, cari amici, sa dire l'uomo riguardo all'uomo. È una ragliata d'asino.
Ecco, l'apice del pensiero umano è una ragliata d'asino. Perché ditemi voi, se non è una ragliata d'asino, dopo 3000 anni di pensiero umano, arrivare alla conclusione e dire che l'uomo è uno scimmione sviluppato. Io dico, il pensiero umano è una ragliata d'asino, con tutto il rispetto per l'asino, che è una persona seria, che è un animale serio. Allora, perché lavora e sta zitto. Quindi, la verità sull'uomo chi la dice? La verità dell'uomo la dice Dio. La verità sull'uomo la dice Dio. E abbiamo visto, cari amici, due aspetti di questa verità della parola di Dio rispetto all'uomo. Innanzitutto, la creazione in grandissima dignità, cioè la grandissima dignità dell'uomo che ci viene svelata dalla parola di Dio. L'uomo è stato creato in una dignità altissima, creato ad immagine e somiglianza di Dio, capace di Dio, aperto a Dio, capace dell'assoluto, capace di parlare con Dio. È stato creato quindi capace di Dio, altro che uno scimmione sviluppato. È creato ad immagine e somiglianza di Dio. E abbiamo visto, cari amici, un segno di questa grandissima dignità in cui l'uomo è stato creato nella libertà umana. E ieri abbiamo spiegato a lungo, cari amici, come soltanto la parola di Dio ha svelato l'uomo questo abisso di dignità che è la sua libertà. Per cui Dio non ha creato un burattino davanti a sé, non ha creato l'uomo tenendolo per un guinzaglio, l'ha creato veramente libero, un interlocutore veramente capace di stare davanti a lui, un interlocutore che è capace di ascoltare ma anche di non ascoltare, di dire di sì e di dire di no, di farsi dono o di farsi rifiuto e ribellione. E abbiamo visto come soltanto la Chiesa Cattolica, cari amici, è capace di tutelare la libertà umana. E anche questa ultima enciclica, La Veritatis Splendor, è l'ennesima dimostrazione che soltanto la Chiesa Cattolica è capace di rivendicare all'uomo la sua libertà, di stabilirne le finalità e anche i limiti. Perché mai dimenticare che la libertà umana è una libertà creata. E abbiamo visto, cari amici, come le più alte espressioni del pensiero occidentale. Il pensiero orientale dell'Oriente non conosce la libertà, conosce la categoria di necessità e basta, no? Basti pensare alla categoria di necessità che è inclusa nel concetto di reincarnazione. Cioè, una persona necessariamente quando muore si reincarna e necessariamente va a finire in una casta o in un animale o in una situazione, e non riesce a riscattare il suo destino, no? Bene, ma anche nell'Occidente il pensiero greco è pensiero dove l'uomo manca di libertà. L'uomo è pensiero, non libertà. Difatti i greci come hanno definito l'uomo? L'uomo è un animale che pensa. Non hanno detto un animale libero, è un animale che pensa. No, perché loro hanno sviluppato il concetto di necessità, di ananche, di moira. E cioè l'uomo è schiacciato dal fato, è schiacciato dalla necessità. Tutto avviene predeterminato con una legge immutabile, perfino gli dèi sono soggetti a questa legge senza volto del fato, della moira, della nanche, della necessità assoluta. Abbiamo visto come anche il pensiero protestante con Calvino ha finito per parlare della doppia, con Lutero negare la libertà umana distrutta dal peccato originale, ma con Calvino arrivare addirittura il pensiero protestante a ipotizzare che una persona va in paradiso o va all'inferno prescindendo dalle sue libere scelte, soltanto perché Dio l'ha predestinata al paradiso o soltanto perché Dio l'ha predestinata all'inferno. Quindi soltanto la Chiesa Cattolica, cari amici, è stata capace di tutelare l'uomo nella sua grande libertà, ma anche di indicare alla libertà i suoi limiti e le sue mete. Ora, cari amici, in queste parole vere di Dio sull'uomo vorrei ricordare un'altra parola vera che soltanto la Chiesa Cattolica ha saputo dire con, naturalmente quando parlo di Chiesa Cattolica parlo di rivelazione divina, di cui la Chiesa Cattolica è la custode, quindi è Dio che ha rivelato questa parola vera sull'uomo. Allora, qual è un'altra parola vera che Dio ha rivelato sull'uomo? È la sua malattia. Il dogma del peccato originale, cari amici, è la rivelazione del perché l'uomo è malato. Ma parte il dogma del peccato originale dal dato di fatto della malattia dell'uomo. L'uomo nasce malato.
Quindi la Chiesa Cattolica tiene ben presenti i due aspetti dell'uomo: la sua grandissima dignità, creato d'immagine di Dio, la sua immensa libertà, anche se pure limitata, perché è una libertà creata, per cui tu sei stato chiamato ad esistere senza che nessuno ti chiedesse niente, perché tu non sei Dio, tu sei un uomo. Ebbene, cari amici, ma la Chiesa ha sempre tenuto presente, accanto alla grandissima dignità dell'uomo, anche la sua debolezza, la sua fragilità, la sua inclinazione al male. Come la Chiesa Cattolica ha difeso il dogma rivelato del peccato originale, spiegandoci che l'uomo nasce malato, che l'uomo nasce incline al male, che quest'uomo creato in altissima dignità e con una libertà vera, però ne fa cattivo uso. Come quest'uomo creato con un'intelligenza capace di Dio, però questa intelligenza è offuscata. Come l'uomo capace con una libertà che, con la quale può autodeterminarsi, tuttavia di fronte al bene fatica e di fronte al male scivola via sul male. Ecco la parola vera della rivelazione riproposta dalla Chiesa Cattolica sulla debolezza dell'uomo e quindi sulla sua fragilità. E quindi la pietà di Dio e della Chiesa sull'uomo fragile, sull'uomo peccatore, sull'uomo più incline al male che al bene. Ecco perché la Chiesa è pietosa. Ecco perché la Chiesa non può sposare i moralismi intransigenti degli scribi e dei farisei del nostro tempo, i quali si mettono in cattedra col mitra a sparare. Ogni giorno ne sparano una, chiamando ladri, briganti gli altri, come se loro fossero non affetti dal peccato originale. Tutti siamo affetti dal peccato originale. Ogni uomo nasce malato. Ogni uomo è incline al peccato. Ogni uomo senza la grazia non può fare il bene. E perciò, se gli altri peccano, pensa che anche tu hai peccato. Non possiamo giustificare il peccato. Ma perché la Chiesa annuncia che l'uomo nasce malato, annuncia anche la pietà di Dio e l'obbligo della nostra pietà sui peccatori. E questa parola vera sulla malattia dell'uomo, chi la dice al di fuori della Chiesa? Nessuno. Nessuno dice la parola vera sulla malattia che è l'uomo. Mi ricordo un romanzo uscito qualche decennio fa, con la malattia chiamata uomo. Ora, chiamare l'uomo una malattia è troppo, ma dire che nasce malato è vero. Tutti nasciamo malati, tutti siamo inclini al male, tutti abbiamo fatto il male, tutti possiamo fare il male, tutti abbiamo bisogno della misericordia di Dio, tutti abbiamo bisogno di chiedere perdono, tutti abbiamo bisogno di chiedere perdono. Tutti abbiamo bisogno del pentimento, nessuno è escluso. Tutti, dice Paolo, sono stati racchiusi sotto il peccato perché potessero tutti beneficiare della misericordia. E la Chiesa, dicendo che l'uomo è malato, cari amici, dice una grande verità. Dice che non giustifica il male la Chiesa. Dicendo che l'uomo è malato, la Chiesa non giustifica il male, chiede soltanto di aver pietà del peccatore e ti spiega perché di fronte al bene molte volte l'uomo fa preferibilmente il male, perché nasce malato. Ma la Chiesa, attenzione, facendo appunto tesoro delle parole vere di Dio sulla condizione umana, da una parte ha pietà di questo malato che è l'uomo, dall'altra non giustifica il male, ma lo invita a supplicare la grazia per poter fare il bene. Senza la grazia l'uomo peccatore non può fare il bene, non può mettere in pratica neanche la legge morale universale. Senza la grazia non si può essere onesti. Senza la grazia nessuno può essere onesto. Senza la grazia non si può fare neanche il bene più elementare. La grazia va supplicata nella preghiera. La grazia la dona Dio. Ecco perché la Chiesa invita da una parte ad aver pietà dei peccatori, ma non li giustifica nel senso di dire restate lì nel peccato. No, li invita alla conversione e dice
Con la grazia potete fare il bene. Con l'aiuto di Dio potete fare il bene. E quindi non desistete dall'impegno della vostra conversione. E quindi, cari amici, vedete come la parola di Dio entra nella condizione umana, come la parola di Dio illumina la condizione umana, come la parola di Dio ci spiega a noi stessi. E noi sentiamo nel nostro cuore che le parole sono vere, perché c'è una verifica, cari amici, nel nostro cuore che le parole di Dio sono vere, perché noi capiamo che quelle parole che Dio dice sulla condizione umana spiegano noi a noi stessi, spiegano la nostra vicenda interiore. Noi diciamo: è vero che nasciamo malati, è vero che siamo trascinati al male, è vero che con la grazia e col combattimento spirituale possiamo fare il bene. Vedete come la parola di Dio è parola vera, è l'unica parola che dice la verità su Dio e che dice la verità su noi stessi, e noi comprendiamo quel mistero che noi siamo a noi stessi. Stiamo spiegando il numero 215 del Catechismo e il primo articolo del Credo, Io credo in Dio Padre. Abbiamo visto, cari amici, come Dio sia, oltre che colui che è a fedeltà, che è ricco di grazie, che è ricco di misericordia, colui che è santo, è colui che è appunto la verità. E abbiamo visto, cari amici, come le parole di Dio sono verità, sono luce, e abbiamo visto come esse siano assolutamente credibili, siano sincere. E abbiamo visto, cari amici, la verità che Dio ci ha rivelato su se stesso, ci ha detto una parola vera su se stesso. Dio non è un uomo il quale quando parla mente su se stesso, perché l'uomo sa come sia inquinato il suo cuore e cerca di velarlo. Invece Dio ci ha rivelato quello che Lui è, cioè amore infinito, non solo in se stesso, ma anche verso di noi. Abbiamo visto quindi che Dio ci ha detto parole vere su se stesso, e stiamo vedendo, cari amici, come Dio ha pronunciato parole vere sulla condizione umana, e come non sia possibile all'uomo comprendere se stesso se non alla luce delle parole di Dio. Abbiamo visto, cari amici, la parola vera di Dio riguardo l'origine dell'uomo. L'uomo viene da Dio, riguardo la dignità in cui l'uomo è stato creato, e cioè immagine di Dio, capace di Dio per la grandezza del suo spirito, per la proiezione verso l'infinito del suo spirito, capace di Dio perché immagine di Dio, perché come Dio pensa, come Dio sceglie. Abbiamo visto la parola di verità di Dio sull'uomo, capace di autodeterminarsi di fronte al bene e al male. Abbiamo visto la parola vera di Dio riguardo quindi a questa grandezza, fra virgolette, divina dell'uomo, creato appunto di immagine e somiglianza di Dio. E abbiamo visto nel medesimo tempo, e quindi questo spiega la grandezza dell'uomo. Diceva Pascal, l'uomo si sente un re decaduto, sente la sua origine regale. E quindi questa parola di Dio sull'origine dell'uomo e sulla sua dignità e certamente aiuta l'uomo a comprendere la sua grandezza, di cui ha il sentore, di cui ha il presentimento, perché l'uomo è capace di infinito, ha la nostalgia dell'infinito. L'uomo è capace di pensare a Dio, di parlare con Dio, quindi pur nella sua miseria, pur nella sua decadenza, sente la grandezza della sua origine. Quindi, giustamente, diceva Pascal, l'uomo sente veramente di essere di origine regale, di origine divina. E quindi la parola vera di Dio spiega
questo aspetto fondamentale della condizione umana, che è il sentimento comune di tutti di avere in sé qualcosa di grande. Ma la parola vera di Dio spiega anche la miseria dell'uomo, perché vi dicevo appunto, Pascal dice che l'uomo sente di essere un re decaduto, e la parola vera di Dio ci spiega la decadenza dell'uomo, che è incominciata col peccato originale e che si è, diciamo così, questa decadenza dell'uomo approfondita con i peccati personali. Perciò la parola vera di Dio dà ragione a noi stessi della nostra grandezza, ma anche del nostro declino. E appunto, non l'uomo sarebbe un mistero inspiegabile a se stesso senza la parola vera di Dio, che ci dice da dove viene l'uomo, in quale dignità è stato costituito prima del peccato, e nel medesimo tempo la catastrofe del peccato. Il male nel mondo non sarebbe spiegabile senza il peccato originale. Senza questa parola vera di Dio la condizione umana sarebbe indecifrabile. Indecifrabile il perché della malattia, della vecchiaia, della morte, della cattiveria, della perversione del cuore dell'uomo. Non sarebbe comprensibile la lettura del giornale al mattino senza il dogma del peccato originale. Ma nel medesimo tempo la parola vera di Dio ci spiega anche la santità nel mondo. Ci spiega perché degli uomini sono santi. E allora noi in questa parola vera vediamo l'azione dell'amore di Dio che perdona, della grazia che illumina, che rafforza la volontà, della grazia che ricostruisce l'antica grandezza dell'uomo. E quindi la parola vera di Dio ci spiega l'origine divina dell'uomo, ci spiega la caduta dell'uomo, la parola vera di Dio ci spiega anche la redenzione dell'uomo. E quindi in fondo la parola vera di Dio, cari amici, ci offre una interpretazione della vita che, pur tenendo conto di tutti gli aspetti di tenebra che c'è nella vita umana e nella storia umana, però è aperta alla speranza, è aperta all'ottimismo, perché l'uomo certamente è decaduto, l'uomo certamente è fragile e debole, ma su di lui aleggia la grazia. E quindi la parola vera di Dio sottrae l'uomo alla disperazione e dà all'uomo la speranza, sottrae l'uomo alle spirali della disperazione che nasce dal peccato e dalla tenebra, e lo mette sui cammini della speranza. E appunto, come vi dicevo, no? La parola vera di Dio ci dice che sulla vita splende il sole della misericordia. E questo, cari amici, è molto importante, perché se dopo aver illuminato la condizione umana, il peccato dell'uomo, le ragioni per cui l'uomo va verso la disperazione, e perché volta le spalle a Dio, però la parola vera di Dio, che è l'ultima parola di Dio, è che Dio non ha abbandonato l'uomo, che Dio è sceso da esso, Dio si è fatto uomo, Dio ha liberato l'uomo, Dio ha redento, ha pagato il riscatto per la liberazione dell'uomo. La parola redenzione vuol dire pagare il riscatto, ha pagato il riscatto per la liberazione dell'uomo. Quindi l'ultima parola di Dio è quella della speranza. Perciò, per quanto vada male la vita, cari amici, splende il sole. Sul mondo splende il sole della misericordia, splende il sole della grazia, splende la luce della verità, lo splendore della verità è sulla vita umana. Ecco, vedete, cari amici, come Dio illumina non soltanto se stesso quando parla, ma illumina la condizione umana. L'uomo sarebbe indecifrabile a se stesso senza la parola di Dio. Allora, noi ci poniamo il problema: ma come sappiamo che le sue parole sono vere? Ebbene, per il credente non c'è problema, perché il credente sente con evidenza interiore come le parole vere di Dio danno ragione della condizione umana. In fondo c'è un'apologia del cristianesimo che è intrinseca al cristianesimo stesso. In poche parole, come fai tu a sapere che la parola di Dio è vera? Risposta: tu sai che la parola di Dio è vera perché spiega a te stesso. Come vi dicevo, nella parola di Dio noi comprendiamo fino in fondo tutte le contraddizioni che sono in noi, e cioè il sentimento di venire, di essere qualcosa di grande, ma spiega anche il peccato, la fragilità, e spiega anche il desiderio di redenzione. Quindi
la verità della parola di Dio sperimentata dal cuore dell'uomo, perché il cuore dell'uomo sente che questa parola spiega quello che nel cuore c'è di ogni uomo. E difatti, è proprio questa la vera apologia del cristianesimo alla fin fine, cioè la prova della verità, la prova del 9, che il cristianesimo è vero ed è di origine divina, è perché la parola di Dio dà ragioni di tutta l'esperienza umana. E spiega l'esperienza umana a se stessa, spiega perché l'uomo è fragile, perché l'uomo è debole, perché l'uomo è peccaminoso, ma perché anche l'uomo riesce a redimersi, e spiega quindi la totalità dell'esperienza umana. Ecco, noi sentiamo dentro di noi che le parole che Dio dice su noi stessi sono vere, cioè spiegano quello che sentiamo nel nostro cuore. E poi sentiamo che sono parole che ci illuminano, che ci consolano, che ci rafforzano, no? È proprio come come il sale nella minestra, insomma. E tu è proprio sale alla minestra, no? Il sale. E così tu vedi come la prova di Dio dà sale alla vita, la spiega. È come una chiave che, vedete, noi siamo come una serratura, no? Noi siamo come una serratura. La serratura, vedete, l'essere umano è come un essere chiuso da una porta, no? Questa porta ha una serratura. Gli uomini hanno cercato in tutti i modi di aprire questa serratura con le loro chiavi. Queste chiavi sono le loro filosofie oppure le religioni umane. Ma queste chiavi non hanno aperto la serratura del cuore, cioè non hanno spiegato l'esperienza umana, no? Non hanno spiegato noi stessi la nostra esperienza. Gli uomini si sono avvicinati con tante chiavi fabbricate da uomini, che sono le filosofie e le religioni non cristiane, ma queste chiavi non hanno aperto, non hanno svelato all'uomo quel mistero che lui è. Ecco che invece noi sappiamo che la parola di Dio è vera, perché è una chiave che apre veramente la serratura e che svela all'uomo la sua esistenza. E quindi è un codice giusto, è una chiave che passa per la serratura e la apre. Allora, se passa per la serratura e la apre, vuol dire che è la chiave giusta, è la chiave vera. E quindi, dice il catechismo, Dio ha la stessa verità, le sue parole non possono ingannare, ma noi lo sappiamo proprio per questo, perché vediamo che danno luce e pace al cuore le parole di Dio. Danno luce e pace al cuore. Poi vorrei dire, cari amici, che la parola di Dio dà anche, getta luce non solo su Dio, su chi è Dio, non solo sull'esistenza umana, ma direi su tutto il mondo, su tutta la creazione. Cari amici, questo mondo rimarrebbe un enigma senza la parola di Dio, che ci svela che questo mondo è stato creato da Dio con infinita sapienza, con infinito amore, e che i cieli narrano la gloria di Dio. Perché i cieli? Perché questo mondo? Si chiedeva il Leopardi, perché tante stelle? Perché i perché del Leopardi, no? Sono i perché di questo grande poeta dell'Ottocento, che si chiedeva il perché dell'universo, il perché della vita. L'uomo riceve una risposta non solo sulla vita ma anche sul mondo dalla parola di Dio. I cieli narrano la gloria di Dio, sono stati creati per noi, tutto l'universo è stato creato per noi, per manifestare l'immensità di Dio, per manifestare la sapienza infinita di Dio e per dare una corona all'uomo. Non dimentichiamo mai che secondo la Bibbia l'uomo è al centro dell'universo. E questa è un'affermazione non tanto fisica, di fisica astronomica, è un'affermazione teologica. Cioè, perché tutto l'universo? Tutto l'universo è stato creato per ricordare all'uomo la sua grandezza. Per ricordare all'uomo che se è il re dell'universo, l'uomo non può pensare dimessamente di se stesso. E per ricordare all'uomo anche il suo creatore. Quindi tutto l'universo ha una sua ragion d'essere. Perché noi ci chiediamo perché tanti mondi? Si chiedeva il Leopardi, perché infiniti mondi? Pensate, questi miliardi di galassie che sfuggono alla nostra immaginazione perfino, ma che noi scopriamo.
fondo, se noi parliamo di miliardi di galassie, perché sappiamo che esistano. Ma allora perché un universo così vasto? Perché uno supio di onnipotenza, possiamo dire? Io credo che sia per due motivi. Prima di tutto perché Dio ha voluto ricordare all'uomo la sua grandezza, ma nel medesimo tempo ha voluto ricordare all'uomo la onnipotenza di Dio. E quindi sarebbe incomprensibile l'universo. Pensate a un universo così grande, ma noi non abbiamo l'idea di quanto sia grande l'universo. Ma perché tutto questo mondo? Ma chi l'ha fatto? E allora è perché, non solo chi l'ha fatto, ma perché? Perché è stato fatto? No? E naturalmente, come vi dicevo, che 3.000 anni di scienza riguardo all'uomo avevano portato gran parte della scienza moderna al raglio d'asino, quando la scienza, o la supposta scienza, dice che l'uomo è una scimmia un po' più sviluppata, ecco che allora tutta la sapienza umana è un raglio d'asino. Tutto ciò che l'uomo ha saputo dire dell'uomo è un raglio d'asino, uno scimmione sviluppato. Ma anche riguardo all'universo, possiamo dire che una buona parte, non dico, non bisogna mai generalizzare, ma una buona parte della filosofia e della scienza ha concluso con un raglio d'asino, dicendo che l'universo è per caso. L'uomo è scimmione sviluppato, raglio d'asino. L'universo è per caso, raglio di somaro. Vedete, cari amici, come l'uomo non riesce a dar ragione né della vita umana, né di chi è l'uomo, né del perché dell'universo. Ma noi vediamo il perché dell'universo, dice il Salmo: i cieli narrano la gloria di Dio, sono per narrare davanti all'uomo la gloria di Dio, la sua onnipotenza, la sua grandezza, la sua sapienza, no? E quindi sono per l'immensità dei cieli, sono per invitare l'uomo alla lode, sono per invitare questo viceré dell'universo al ringraziamento, no? E quindi la parola di Dio dà una ragione anche dell'esistenza del cosmo, il quale diversamente non sarebbe comprensibile. E allora si dice che è stato fatto per caso. Ecco, cari amici, come noi vediamo che Dio è la verità, perché quando parla di se stesso ci dice la verità. Quando parla della condizione umana la rischiara. Le sue parole ci dicono la verità su noi stessi, rendono comprensibili noi a noi stessi. Le parole di Dio rendono comprensibile all'uomo la sua esperienza che fa, la sua esperienza di bene e di male, di maledizione ma anche di redenzione. E poi la parola di Dio rende ragione dell'universo, fatto per la gloria di Dio ma anche per ricordare all'uomo l'onnipotenza e la grandezza di Dio. E infine, cari amici, la parola di Dio ci indica anche il futuro della vita umana e il futuro della storia. Voi pensate, cari amici, se non ci fosse la parola di Dio che ci indica il futuro, che noi non sapremmo assolutamente né qual è la destinazione della vita umana, né qual è la destinazione della storia, né qual è la destinazione dell'universo. Proviamo a pensare, cari amici, alla prospettiva della vita umana senza la parola di Dio. La prospettiva che cos'è? La prospettiva è il camposanto, se pure riusciamo ad andarci. Allora, senza la parola di Dio la vita umana ha uno sbocco oscuro, anzi ha nessuno sbocco, è un camminare. La vita umana senza la parola di Dio è un camminare ai bordi di un abisso, ai bordi di un buco nero nel quale si precipita nel momento della morte. Mentre la parola di Dio ci indica, cari amici, qualcosa di radicalmente diverso, e cioè che la morte è un passaggio dalle tenebre, dalla penombra alla luce, è un passaggio dal tempo all'eternità. E la parola vera di Dio, cari amici, che ci apre un varco nei limiti del tempo, come se noi fossimo, è come se il tempo, cari amici, fosse come quel pozzo di vermicino, no? Quel budello senza fondo in cui si precipita. Ebbene, la parola di Dio ci indica uno sbocco, un foro, un cielo, e noi risaliamo
dal profondo di questo pozzo di Vermicino, risaliamo su, 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 su e vediamo la luce. E appunto quello che noi pensavamo che fosse la morte, il termine di tutto, ecco che diventa uno sbocco verso il cielo, uno sbocco sull'eternità. Senza questa parola vera di Dio, cari amici, sulla morte, noi saremmo disperati, perché ditemi voi che senso ha vivere se poi il termine della vita è un mucchietto di fosfati, perché il nostro corpo è un mucchietto di fosfati. Ditemi voi se vale la pena arrabattarsi tanto in questi anni che viviamo per finire appunto in un mucchietto di fosfati. Non vale certamente la pena. Quindi la parola vera di Dio, solo la parola vera di Dio indica all'uomo un futuro. Senza la parola vera di Dio l'uomo non ha un futuro. È giù nel pozzo di Vermicino, nel pozzo senza fondo della morte, nel budello oscuro. E mi venne da pensare, cari amici, la teoria degli astrofisici, no? Che appunto quando parlano della vita delle stelle, gli astrofisici dicono che una stella nella sua vita, perché anche le stelle hanno una vita, no? Dopo naturalmente le fasi della grande illuminazione e della grande incandescenza, poi esplodono, prima diventano rosse, poi esplodono, poi collassano su se stesse e sono inghiottite. E questo collasso su se stesse rende la stella un buco nero, e questo buco nero è qualcosa che non si può descrivere, ma è tutto il contrario della stella che era prima, è il collasso su se stessa, questo buco nero che assorbe tutto, che ingloba tutto, che distrugge tutto, no? È la tenebra condensata, è la tenebra condensata il buco nero, ed è un fatto fisico, ed esistono i buchi neri nell'universo. Ecco, cari amici, senza la vera parola di Dio, il fine, il termine della vita sarebbe un buco nero. E il termine della storia umana sarebbe un buco nero, e il termine dell'universo sarebbe esattamente un buco nero, come avviene per le stelle che collassano su se stesse. Che disperazione. Senza la parola vera di Dio, la vita si chiamerebbe disperazione. La storia si chiamerebbe disperazione, il mondo, l'universo si chiamerebbe disperazione. Quello sarebbe il vero nome della vita, del mondo, della storia. Disperazione, senza la parola vera di Dio. E invece con la parola vera di Dio, ecco lo sbocco e la luce. Lo sbocco è il golfo di eternità, il golfo di pace. Con la parola vera di Dio, allora il termine della navigazione della singola vita, il termine della navigazione della storia umana e dell'universo sono cieli nuovi e terra nuova. E il termine è pace, è gioia, è Dio tutto in tutti. Questa ci dice la parola vera di Dio. E la parola dell'uomo cosa ci descrive? La parola dell'uomo ci descrive un termine, uno sbocco, che si chiama disperazione. Ecco, cari amici, come noi comprendiamo che senza le parole vere di Dio noi non potremmo vivere, e che noi comprendiamo sempre più, cari amici, i tempi sono vicini in cui gli uomini si sbarazzeranno di tutte le chiacchiere umane, di tutte le pseudofilosofie umane, di tutte le pseudoscienze umane. Quante chiacchiere degli uomini da mandare al macero, quante chiacchiere degli uomini da bruciare, tutte parole menzogniere, tutte parole fatue, tutte parole vane. Quanto schiamazzo fanno gli uomini quando parlano. Non dicono parole vere, dicono stupidaggini. Faremo presto un falò universale in cui tutte le menzogne di Satana dette attraverso la bocca degli uomini bruceranno, e gli uomini vivranno, come dice Ezechiele, come dice Geremia, della pura parola di Dio, berranno a quell'acqua viva. E noi sempre più, cari amici, ce ne accorgiamo in questo tempo in cui le parole false degli uomini hanno reso la vita disperata, perché le parole false degli uomini hanno reso la vita disperata, noi ci accorgiamo che non le sopportiamo più. Non le sopportiamo più. Sono parole di morte. Non si possono più sentire.
danno fastidio agli orecchi, basta! Basta con le parole di morte, basta con le menzogne, basta con le chiacchiere che portano gli uomini alla disperazione. E allora vedremo queste parole gemme preziose, queste parole fonte di acqua viva, queste parole scintille di luce, queste parole che nutrono il cuore, le parole di Dio. Noi già presentiamo questi tempi in cui tutta l'umanità si abbufferà, si annegherà nelle parole di Dio che danno la vita eterna. Stiamo spiegando, cari amici, il primo articolo del Credo e stiamo spiegando soprattutto i nomi di Dio, Dio che è fedele, Dio che è misericordioso, Dio che è santo, e adesso stiamo vedendo appunto Dio che è la verità. E abbiamo già parlato a lungo di questo numero 215. E abbiamo appunto detto che le parole di Dio sono parole vere. Parole vere quando Dio parla di se stesso, in quanto ci rivela quello che Lui veramente è. Parole vere quando Dio parla dell'uomo, in quanto rivela all'uomo se stesso e spiega all'uomo la sua situazione. Abbiamo detto che senza le parole di Dio, le parole di Dio vere, la condizione umana sarebbe inspiegabile, sarebbe anche disperata. Abbiamo visto che Dio dice parole vere anche riguardo al mondo, all'universo e alla collocazione dell'uomo nell'universo. E abbiamo concluso, cari amici, con la frase del Catechismo: Dio è la stessa verità, le sue parole non possono ingannare. Proprio per questo ci si può affidare con piena fiducia alla verità e alla fedeltà della sua parola in ogni cosa. Ebbene, cari amici, alle parole vere di Dio si contrappongono le menzogne del demonio. E lo dice il Catechismo nell'ultima parte del numero 215, dove si afferma: l'origine del peccato e della caduta dell'uomo fu una menzogna del tentatore, che indusse a dubitare della parola di Dio, della sua bontà e della sua fedeltà. E quindi, cari amici, noi ci troviamo in una situazione di questo tipo, e cioè Dio che ci rivolge le sue parole vere riguardo a se stesso, al mondo e all'uomo, e nel medesimo tempo, vicino a queste parole di luce, parole sante, parole di grazia, noi sentiamo sibilare le parole della menzogna, la cui origine, non dimentichiamo, è il maligno, che è mentitore fin dall'inizio. Mentitore ed omicida, dice Gesù di Satana. Ma queste due affermazioni sono fra loro collegate, cioè Satana mente all'uomo perché vuole uccidere l'uomo, vuol portare l'uomo alla infelicità, alla disperazione e all'eterna dannazione. E noi sentiamo, cari amici, allora sibilare le parole false, le parole di menzogna, le parole di tenebre. E innanzitutto riguardo a Dio. Riguardo a Dio, noi sappiamo quello che Dio ha detto di se stesso. Dice che Lui è, che esiste, che è pienezza dell'essere, che è amore, che è bontà, che è fedeltà, che è misericordia, che è perdono, che è grazia per noi, che è padre per noi, che è amico nostro.
Ebbene, le parole sibilanti del serpente. E noi ci accorgiamo, cari amici, come le parole sibilanti del serpente abbiano trovato accoglienza nel cuore degli uomini, nella mente degli uomini. E così il serpente sibila attraverso le parole degli uomini, che molte volte l'uomo vernicia con la vernice bianca della cultura, con la vernice bianca della scienza, ma cari amici, è come verniciare un cadavere, insomma, puzzano di menzogna queste parole. E Satana fa sibilare le sue parole contro Dio attraverso la cultura, molte volte la pseudocultura, non la vera cultura, attraverso la scienza, che poi è la pseudoscienza, non la scienza. E cosa dicono questi sibili del serpente, i sibili della menzogna? Cosa dicono? Dicono che Dio non c'è, Dio non esiste, Dio è una invenzione dell'uomo, è l'uomo che si inventa Dio, perché l'uomo è disperato, allora si inventa Dio. Ma Dio non esiste, tu sei Dio, tu comandi in questo mondo, tu decidi il bene e il male. Chi è che ha visto mai Dio? Oppure, quindi, Satana sibila la sua parola di menzogna, e mentre Dio dice io sono colui che è, Satana dice Dio non è. È la parola della menzogna, non è la parola della filosofia o della scienza. È la filosofia e la scienza che prestano se stesse al sibilo del serpente. E oppure il serpente sibila, ma non è vero, se Dio c'è, mettiamo pure che ci sia, ma non è vero che è buono. Guarda che mondo che ha creato, guarda come è disordinato il mondo, guarda come sono cattivi gli uomini, guarda che c'è la sofferenza, guarda che c'è la croce. Sì, se Dio c'è, però Dio non è giusto, Dio non è misericordioso, Dio non è buono. Allora, Satana, quando non riesce a incitare gli uomini a negare Dio, allora li incita a criticare Dio, li incita a mormorare contro Dio, li incita a ribellarsi a Dio, li incita a bestemmiare Dio. Ecco il sibilo del serpente, dove vuole arrivare: o a negare Dio o a bestemmiare Dio. E allora Satana ha ottenuto la sua vittoria, la menzogna ha trionfato sulla verità. E è sempre il sibilo di Satana che dice: ma chi ti ha detto che la via indicata da Dio è la via del bene? Non sarà mica forse vero il contrario? Non vedi che i comandamenti di Dio sono qualcosa di sorpassato? Non vedi che i comandamenti di Dio sono troppo difficili? Ma non è Dio che li ha inventati, li ha inventati la Chiesa. È la Chiesa che si deve aggiornare. E così Satana sibila contro la legge morale. Vuole togliere autorità divina alla legge morale. Vuole insinuare che la legge morale è un'invenzione degli uomini, quindi gli uomini stessi possono aggiornarla, possono cambiarla, possono modificarla. E Satana che sibila contro l'esistenza di Dio. Le parole sibilanti del serpente, il suo morso, che ti inoculano il veleno del dubbio riguardo alla bontà di Dio. Ti inoculano il veleno del dubbio riguardo alla misericordia di Dio. Quando Satana ti inocula il suo dubbio, il suo veleno, e ti dice hai peccato, Dio non ti perdonerà mai. Quante volte io sento dei cuori morsicati dal serpente quando dicono Dio non mi può perdonare, il mio peccato è troppo grande. È sempre lui, la parola di menzogna del serpente, che ti è entrata nel cuore, ti distrugge il cuore, ti distrugge la vita, ti fa dubitare della bontà, ti fa dubitare del perdono, ti fa dubitare della misericordia. E quindi, di fronte alle parole vere che Dio dice di se stesso, noi sentiamo i sibili del serpente che sono entrate nelle orecchie di gran parte dei nostri contemporanei,
e che inducono tanta parte degli uomini a negare Dio, a criticarlo, a bestemmiarlo, a rivoltarsi nei suoi confronti e a proclamare l'uomo Dio al posto di Dio. Ora noi ci chiediamo, cari amici, il nostro tempo a chi dà ascolto? Dà ascolto alle parole vere di Dio o è alle parole del mentitore? Il nostro tempo è un tempo di allocchi, è un tempo di uomini imbecilli, è il tempo dei cretini, perché invece di ascoltare le parole vere di Dio, gli uomini, e specialmente i più dotti, ascoltano le parole false del serpente. Che imbecilli. Imbecilli, cretini, suicidi, perché fanno il loro male, perché sono parole che portano alla morte. Come è vero che le parole sante di Dio salvano l'uomo, elevano l'uomo, danno vita all'uomo, altrettanto vero che le parole false del mentitore degradano l'uomo, impoveriscono l'uomo e portano l'uomo alla disperazione. Ma il serpente sibila anche per quanto riguarda, mette i dubbi anche su ciò che è l'uomo. Abbiamo visto le parole vere di Dio sull'uomo, sulla dignità dell'uomo, sul fatto che l'uomo nasce da Dio, sul fatto che l'uomo è stato creato in grande dignità davanti a Dio, sul destino dell'uomo. Com'è invidioso, cari amici, il serpente di questa grande dignità dell'uomo. Allora il serpente lancia i suoi dubbi, dà i suoi morsi e induce gli uomini a pensare dimessamente di sé. Induce gli uomini a pensare che l'uomo non ha un'anima, che l'uomo non ha uno spirito, che l'uomo viene al mondo per caso, che l'uomo è solo materia, che l'uomo con la morte finisce tutto. E quindi riduce l'uomo, Satana, riduce l'uomo un animale, un po' più sviluppato, e lo fa vivere da animale. Satana induce, con le sue parole di menzogna, induce gli uomini a pensare dimessamente di se stessi, induce gli uomini a pensare se stessi come animali, un po' più sviluppati, e a vivere come animali, senza una prospettiva di eternità, senza una prospettiva di spiritualità. Satana, invidioso della grande dignità, dignità veramente divina, figlio di Dio, in cui Dio ha creato l'uomo, ecco che induce l'uomo a negare se stesso, a negare la sua dignità e a pensare a se stesso come a un animale più sviluppato e a vivere peggio degli animali, più feroce degli animali, più lussurioso degli animali, più mentitore degli animali. E Satana, appunto, di fronte all'uomo creato da Dio con la dignità di figlio, lo vuole ridurre a sua immagine e somiglianza, mentitore e omicida. E difatti noi viviamo in una società in cui la menzogna e la violenza sono il segno di questo credito che noi abbiamo dato alle parole del serpente che sibila i suoi dubbi. E così, cari amici, le parole di menzogna del tentatore mettono riguardo a Dio, riguardo all'uomo, riguardo alla vita, riguardo alla società, riguardo al mondo intero. Si nega a Dio, si nega la creazione di Dio, questo mondo è fatto per caso, questo mondo è il mondo in cui appunto regna soltanto l'uomo, non regna nessun altro, no? Quindi questo capovolgimento radicale della visione della vita, della visione del mondo, no? Una visione radicale che è di origine demoniaca. Non credo, cari amici, che si esagera dicendo che gran parte della cultura contemporanea è di origine demoniaca. In fondo lo dice il Catechismo, guardate. L'origine del peccato e della caduta dell'uomo fu una menzogna del tentatore che indusse a dubitare della parola di Dio, della sua bontà e della sua fedeltà. E quindi è la menzogna di Satana la radice di gran parte della cosiddetta cultura del nostro tempo.
quella cultura che nega Dio, nega la sua esistenza, nega la sua bontà, nega la sua misericordia, quella cultura che nega l'uomo la sua origine divina, la sua spiritualità, la sua dimensione spirituale, che nega l'uomo la sua moralità, che nega l'uomo una dimensione trascendente, che fa della vita nel tempo tutta la vita, che nega all'uomo una prospettiva oltre la morte. Ebbene, questa cultura non è cultura, sono le parole di menzogna del tentatore che sono entrate nella mente e nel cuore degli uomini e sono diventate visione della vita. E tutto questo, cari amici, è molto importante mettere in evidenza, perché noi viviamo in un mondo veramente strano, dove appunto si dà la dignità di scienza, la dignità di cultura a filosofie e a teorie scientifiche che sono menzogna. Sono frutto del sibilo, sono il sibilo del tentatore, sono la menzogna del tentatore, colui che è appunto mentitore e omicida fin dall'inizio. Ecco, noi di tutto questo dobbiamo esserne molto consapevoli, cari amici, perché è ora di finirla che noi cristiani, che abbiamo le parole di luce, le parole di verità, le parole che illuminano il mistero della vita, il mistero dell'uomo e il mistero del mondo, e ora che la facciamo finita noi cristiani di avere complessi di sudditanza nei confronti delle teorie elaborate su istigazione del tentatore, quelle teorie che negano Dio, quelle teorie che negano all'uomo la sua dimensione trascendente, quelle teorie che negano quindi il disegno benefico e misericordioso di Dio creatore e redentore. Bene, nei confronti di tutte queste teorie che si paludano molte volte con le frange della cultura e della scienza, è ora che noi cristiani la facciamo finita di avere complessi di sudditanza. Dobbiamo semplicemente dire: è roba che puzza, sono menzogna, buttatele nell'inceneritore, basta. Ecco, questo va proprio dobbiamo noi cristiani riprendere la consapevolezza, direi la consapevolezza che abbiamo le parole vere, le parole sante, le parole che dicono la verità. Dobbiamo riprendere questa coscienza che abbiamo la verità, non perché l'abbiamo prodotta noi, ma perché la verità ci è stata data da Dio. Le parole sante di Dio in Cristo Gesù, che è la parola santa di Dio, la chiave del mondo e della vita, la luce dataci nella Chiesa, questa è la parola di verità. Abbiamo la verità, e ora che la facciamo finire di avere complessi di sudditanza nei confronti di chiacchiere umane che molte volte sono soltanto frutto dell'istigazione del mentitore. Ecco, naturalmente questo non deve spingere all'arroganza, deve semplicemente non è questione di arroganza, no, io ho la verità, tu sei no. Dobbiamo dire: fratelli, queste sono le parole vere, le altre sono il simbolo del serpente. E noi siamo sicuri, cari amici, che tutti i cuori in buona fede poi si aprono ad accogliere le parole vere di Dio. Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso Catechismo della Chiesa Cattolica, a cura di Padre Livio.